Sono Lorenzo De Luca, presidente dell'associazione FabLab Dolomiti. Il mio compito oggi sarà introdurvi agli argomenti e presentarvi i relatori di queste puntate sulla tecnologia. Sono qui con Andrea Talamini, socio della ditta SVG Informatica, che si occupa dal 93 in provincia di Belluno di tecnologia e comunicazione. Nella puntata di oggi parleremo del computer a casa e dell'utilizzo della rete internet in sicurezza. Viviamo in un mondo sempre più digitale. Per prenotare un viaggio, per organizzare un viaggio, siamo abituati a consultare siti internet, a fare prenotazioni online, siamo abituati a consultare delle mappe sempre su internet, ma abbiamo visto anche ultimamente che anche la formazione è diventata digitale, quindi con corsi di formazione online, con la formazione a distanza che i nostri figli conoscono bene purtroppo. Per fare tutto questo di cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di una connessione a internet. Connessione a internet appunto che ci permette di usufruire dei servizi di videochiamata, di consultazione di siti web, consultare la nostra casella di posta elettronica e anche di utilizzare e collegare le nostre smart TV, che anche quelle sono diventate intelligenti, per poter usufruire dei servizi di intrattenimento digitale online. Sigle come ADSL, VDSL, 5G, fibra ormai sono entrate nel linguaggio comune. Senza entrare troppo nel dettaglio, solo per dire che rappresentano delle tecnologie di connessione, di comunicazione ad internet e sono fornite da vari provider, da vari fornitori di servizi. Senza entrare appunto nello specifico di cosa sono, un consiglio che posso dare è che una volta individuato il prodotto, la proposta commerciale più adatta alle vostre esigenze, verificate effettivamente che ci sia copertura nella vostra zona, nella vostra area. Una volta stipulato il contratto, tipicamente il provider che cosa ci fornisce? Ci fornisce un dispositivo chiamato router che è la nostra porta d'ingresso in sostanza per il mondo digitale di internet. Questo dispositivo deve essere il punto di accesso per la nostra comunicazione dei nostri device. Di conseguenza dobbiamo collegare il computer, gli smartphone, il tablet, tutto quello che ci serve venga a essere connesso a internet a questo router. La connessione può essere di due tipi: la connessione con il cavo di rete, quindi una connessione fisica, fisicamente c'è un cavo che collega il nostro computer al router, oppure in onde radio, in wireless, senza fili. Collegamento che è più frequentemente utilizzato proprio per la comodità e la semplicità di utilizzo. Quando si parla di rete wireless bisogna tenere in considerazione alcuni aspetti. Il primo aspetto, quello più importante, è quello della distanza. Parliamo di onde radio, per cui tra il nostro computer e il router non ci deve essere troppa distanza. Infatti vedete dallo schema che man mano che ci si allontana dalla sorgente la qualità del segnale diminuisce e degrada. Quindi. Altra cosa da tenere in considerazione sono degli ostacoli. Ostacoli come possono essere in casa, pareti o mobilio, che influiscono ovviamente negativamente sull'emissione delle onde radio, riducendone appunto la zona di copertura. Altro caso più raro, però comunque possibile, è che si generano delle interferenze con altri dispositivi che sfruttano sempre le onde radio per lavorare. Abbiamo detto che nella rete Wi-Fi, appunto, nella rete wireless casalinga, non ci sono collegamenti. Questo però è anche una cosa da tenere in considerazione per la nostra sicurezza, per la nostra privacy. Infatti bisogna vedere se la copertura del nostro dispositivo, il nostro router, va anche al di fuori della nostra abitazione. In questo caso potrebbe diffondersi, estendersi anche a zone di vicinato, come appunto la casa del vicino, piuttosto che zone esterne alla nostra casa. Di conseguenza è sempre opportuno impostare delle password complesse per l'accesso alla connessione di rete. Password, appunto, viviamo in un mondo di password, account e password per fare qualsiasi servizio online,
per le videocamate, per sfruttare la casella di posta elettronica e così via, abbiamo bisogno di farci riconoscere dal fornitore di servizi. Le password, mi raccomando, devono essere complesse. Il nostro nome, la nostra data di nascita, è vero che sono facili da ricordare per noi, però purtroppo sono anche facili da ricostruire per un malintenzionato. Altra cosa spesso dimenticata ma molto importante è il salvataggio dei nostri dati. Sui nostri dispositivi abbiamo salvato un po' la nostra vita tra foto di parenti, amici, vacanze, comunicazioni di vario genere come prenotazioni o cose di questo genere. E trascuriamo il fatto che se il computer si rompe, purtroppo tutti questi dati vengono persi. L'operazione molto semplice da fare è quella backup, chiamata in inglese, cioè il salvataggio dei nostri dati su un altro dispositivo. Un altro dispositivo che può essere semplicemente anche una chiavetta USB piuttosto che un disco USB. Antivirus e aggiornamenti. È ormai fondamentale avere su tutti i nostri dispositivi dei software antivirus, dei software di protezione, mantenerli aggiornati. Un altro consiglio che vi posso dare è che anche il sistema operativo di questi dispositivi, i software che utilizziamo maggiormente, siano comunque sempre aggiornati. E ricordiamo che le minacce che arrivano da internet sono in continua evoluzione e i nostri dispositivi sono sempre perennemente connessi ad internet. Il selvaggio mondo di internet. Internet, gioia e dolori, perché purtroppo lo utilizziamo quotidianamente e ci sono anche tanti rischi che possiamo incontrare. Alcuni consigli semplici che però possono tornare utili nella navigazione quotidiana. Innanzitutto utilizziamo i motori di ricerca sicuri. I principali sono Google e Bing. Bing è quello utilizzato da Microsoft nel sistema operativo Windows. Perché se per caso quando fate una ricerca appare un motore di ricerca, un software, un sito differente, sarebbe meglio far controllare il computer, perché non necessariamente, ma potrebbe essere sintomo di un problema, che un software maligno si è installato sul vostro computer. Se invece di fare una ricerca tramite motore di ricerca digitate direttamente l'indirizzo del sito che volete consultare, anche qui state attenti che effettivamente quando entrate nel sito sia corrispondente a quello che pensate sia il sito giusto. A volte anche sbagliando poche lettere dell'indirizzo si può finire in siti che sono malevoli. Attenzione a dove si clicca, ormai i siti web sono pieni di pubblicità e banner pubblicitari lungo tutta la pagina. A volte portano a siti che non c'entrano niente col sito originale, ma soprattutto sarebbe anche meglio non visitare. Per cui un consiglio che vi do è cercare di utilizzare il menu di navigazione principale del sito, senza farvi fuorviare da altri banner lungo tutta la pagina. Altra cosa banale però da tenere in considerazione è che solo perché l'abbiamo letto su internet non significa che è vero. Purtroppo non esiste nessun ente che verifica il contenuto dei siti che visitiamo. Si sente parlare tanto di fake news, ed effettivamente è uno dei problemi che stiamo riscontrando adesso della comunicazione online. Un consiglio che posso dare è che tipicamente la qualità dell'informazione è legata un po' alla reputazione del sito. Preferire una battuta, un consiglio. A volte incontriamo delle persone che hanno paura dell'informatica. In realtà non è che bisogna aver paura, bisogna solo porre attenzione a quello che si fa. Poi, come dico sempre, ogni giorno si impara qualcosa, però se avete qualche dubbio chiedete ad un esperto.